all'interno del summit in compagnia di Sabrina Gasparrini. Sabrina Gasparrini ovviamente iscritta al Partito Radicale Transnazionale, militante storica e possiamo dire anche animatrice di un'interessante rubrica su Radio Radicale, che in collaborazione insieme a Massimo Bordin tiene, rubrica che non mi ricordo più come si chiama. Si chiama Il Medio Oriente visto dal Cairo. Il tema me lo ricordavo, ma il titolo non mi ricordavo più. È molto interessante come punto di vista. Sabrina, partiamo da una considerazione abbastanza generale, un abbozzo di consuntivo. Ovviamente tu, esperta di materia internazionale, qui è come stare alle Olimpiadi, si potrebbe dire. Come ti sembra il tenore della partecipazione e il tenore politico di questo congresso? Guarda, entrambi sicuramente ottimi, innanzitutto perché abbiamo delle partecipazioni da una cinquantina di paesi, il che è un risultato notevole, date anche le risorse scarse che il Partito Radicale Transnazionale ha a disposizione. Dal punto di vista politico c'è una grande varietà di temi che sono stati posti sul tappeto, ovviamente ciascun partecipante, ciascun ospite straniero tende ad avere un'attenzione molto particolare alla sua specificità, alla sua realtà, quella che vive quotidianamente o all'interno del paese stesso o come esula in paesi stranieri, quindi ciascuno tende un pochino ad essere un po' troppo forse focalizzato sulla sua specifica campagna, il che pone un problema, nel senso noi siamo un partito abbastanza piccolo, con poche risorse anche umane, quindi bisognerà poi alla fine di questo congresso cercare di trovare un filo conduttore che riesca a portare dei vantaggi e dei risultati a tutte le questioni che ci sono state poste. Devo dire però che tutte quante hanno come filo conduttore quello ovviamente dei diritti umani e della costruzione dello Stato di diritto, laddove esistono regimi da decine di anni o addirittura da centinaia di anni, che sono regimi dittatoriali e dove non c'è e non c'è mai stata un'esperienza democratica, per cui questo secondo me può essere appunto il filo conduttore di tutte queste campagne, che ovviamente è proprio tipico del Partito Radicale Transnazionale. Bene Sabina, entriamo subito nell'agone delle cosiddette rivolte arabe e parliamo di Egitto. Allora, sono recenti le elezioni che ci sono state, abbiamo avuto quello che si potrebbe chiamare un prevedibile successo del Partito Islamico e una buona parte dell'opinione pubblica più o meno qualificata ha un pochino attenuato o sminuito la portata di cammino verso una ipotesi di democrazia di queste elezioni, perché hanno detto comunque sì, vabbè, stanno già in mano all'integralismo questi qua. Ecco, io volevo sapere da te e da te, diciamo, la conferma della mia idea, che invece secondo me comincia a essere un cammino ed è un'inversione di tendenza importante. Ma guarda, in realtà è stato molto sconfortante leggere soprattutto i giornali italiani. Dopo, teniamo presente innanzitutto che le elezioni egiziane si svolgono in 3 tornate per eleggere la Camera Bassa, tutto questo procedimento finisce ai primi di gennaio. Ovviamente il risultato tende a confermarsi, quindi vede una maggioranza abbastanza consistente dell'apparato islamista, che è molto vario al suo interno, ci sono i Fratelli Musulmani che hanno preso il 40% e i salafiti, inteso come partito Al-Nur, che è il principale dei partiti salafiti, il 25%. Anche se dovesse confermarsi questo risultato, io credo che la cosa più importante per l'Egitto in questo momento sia non tanto chi vince le elezioni e quindi come si va a caratterizzare il nuovo Parlamento, ma sia soprattutto il fatto che il Paese ha intrapreso un cammino verso la costruzione di istituzioni. Non è un cammino esattamente nuovo, perché sotto Sadat il Parlamento esisteva e non esisteva, Mubarak un pochino di più ha delineato una struttura istituzionale del Paese, ma era comunque un Parlamento che in termini di potere legislativo e decisionale era molto scarso. Adesso l'Egitto ha la possibilità effettiva, reale, di costruire una cornice istituzionale e quindi anche dell'ordinamento all'interno del quale i rapporti di forza fra le varie componenti e fra le varie forze in campo andranno delineandosi, e questo vuol dire che anche se i Fratelli Musulmani, se la galassia islamista dovesse confermarsi come vincitrice, non è sufficiente secondo me per attribuire all'Egitto anzitempo un destino che è quello, come ho sentito dire da molte parti,
che si avvicina molto ai destini che ha visto protagonista l'Iran dopo il 79. Per cui la cosa più importante è che i cittadini per la prima volta hanno potuto votare, il loro voto ha avuto un peso perché le elezioni sono state effettivamente regolari, non ci sono stati scontri, non ci sono state se non poche irregolarità, ma insomma dal punto di vista soprattutto della violazione di quella disposizione di legge che riguarda il divieto di fare campagna elettorale come da noi, no? C'è un silenzio stampa che riguarda le 48 ore precedenti al voto, i fratelli musulmani hanno violato questa disposizione, però per il resto la cosa più importante è che il paese riesca a costruire delle istituzioni. Mi viene in mente il nostro divieto sulle 48 ore prima delle elezioni, che dopo 60 anni di democrazia si trovano i modi per aggirarlo e violarlo. Mi viene in mente un'altra cosa riguardante queste cosiddette rivolte arabe, che questo è un nome collettivo un po' che accomuna tutto, ma che poi in realtà vede protagonisti questi paesi molto diversi tra loro, molto diversi anche da un punto di vista etico, culturale. Probabilmente c'è un sentimento religioso comune che è l'Islam, ma poi in realtà le modalità sono molto diverse. Mi viene in mente in Tunisia che sono state chiamate al voto con un suffragio elettorale universale le donne. In un mondo islamico, secondo me, questa qua è una cosa che ha una portata rivoluzionaria. Sì, ma anche in Egitto, nel senso le donne hanno scelto sia in Tunisia che in Egitto di non fare dei loro diritti una questione specifica. Loro rivendicano i diritti di cittadinanza che valgono per gli uomini e per le donne, quindi non si sono volute ritagliare uno spazio dedicato esclusivamente alle loro prerogative. Hanno deciso di scendere in piazza accanto agli uomini per, tra virgolette, costruire il nuovo cittadino egiziano o il nuovo cittadino tunisino, che è caratterizzato da tutta una serie di diritti che sono quelli che poi dovrebbero essere elencati nei principi fondamentali di ciascuna Costituzione, quindi non hanno voluto connotare la rivoluzione in un senso tra virgolette femminista. Dopodiché è vero quello che dici tu, e cioè dire che tutti questi paesi, dal Marocco alla Libia, alla Tunisia, all'Algeria, all'Egitto, tutti i paesi medio orientali e del Maghreb, sono tutti molto diversi tra loro, non solo in termini di forze in campo, di quelle che sono poi le realtà politiche che esistono all'interno di questi paesi, ma anche dal punto di vista dell'interpretazione dell'Islam, perché come sai esistono tantissime scuole di interpretazione e in Egitto sono quelli che hanno commentato i dati che sono usciti dal primo turno di elezioni, sono stati preoccupati soprattutto perché i salafiti si rifanno ad una interpretazione wahhabita dell'Islam, che è quella che proviene dall'Arabia Saudita, da cui provengono anche i soldi, diciamo, oltre che. Per cui è tutta una questione molto aperta e che richiederà molto tempo sicuramente, però questo lo si sapeva da subito, perché i processi di transizione non si fanno in due mesi e neppure in un anno. Ma infatti, peraltro, noi opiniamo spesso italiani e commentiamo da un piedistallo quasi che ci siamo autocostruiti, quando la nostra situazione femminile dopo 60 anni di Repubblica, e non è che, voglio dire, c'è una certa cultura, l'Europa, insomma, ci sentiamo in qualche modo su un certo piedistallo culturale, e oggi le donne dobbiamo tutelare in politica con le quote rosa. Sì, ma infatti c'è una differenza molto interessante, almeno io l'ho trovata interessante. Mentre le donne italiane soprattutto, ma credo anche di altri paesi europei, sembrano non essere più consapevoli del fatto che i diritti non sono per sempre e che una volta acquisiti vanno anche difesi nel corso degli anni. Le donne egiziane, che si pongono oggi il problema di come tutelare una serie di diritti che hanno potuto acquisire comunque grazie all'impegno di Susan Mubarak, che ha tutta una serie di provvedimenti ha fatto in modo che fossero adottati, sono consapevoli della doppia sfida che le aspetta, cioè dire da una parte difendere i diritti già acquisiti e dall'altra quella di combattere per l'acquisizione di nuovi diritti e nuove prerogative e nuovi spazi di libertà. Susan Mubarak, che peraltro condivide col marito una vicenda giudiziaria a livello internazionale, e come se la passa? Ma guarda, Susan Mubarak in realtà in questo momento è libera da ogni tipo di accusa. Era stato aperto un dossier a suo carico che la vedeva imputata soprattutto di reati legati alla corruzione. Dopodiché ha deciso di donare, tra virgolette, allo Stato tutti i suoi averi, i suoi appartamenti, le sue ville, tutti i beni immobili e che
e il resto, e al momento non ci sono procedimenti a suo carico, mentre invece per quel che riguarda il marito sappiamo è ricoverato in ospedale, all'ospedale militare, c'è un processo in corso che riprenderà dopo la seconda metà di dicembre, perché è stato sospeso per oltre un mese perché è stata avanzata la richiesta di sostituire il giudice che presiede il processo. Questa decisione è stata respinta, per cui adesso riprenderà il processo esattamente dal punto dove lo avevamo lasciato ad ottobre. Senti Sabrina, non posso farmi sfuggire l'occasione in questo caso di chiederti anche una tua opinione su una coda di queste rivolte arabe che riguarda la Siria, di cui non sappiamo poco riguardo a quello che sta accadendo, e sta accadendo qualcosa di terribile. Sì, sappiamo molto di quello che sta accadendo. Il problema della Siria è che è un paese che i cui destini in un senso o in un altro coinvolgono una regione intera, e in questo momento c'è una situazione talmente aperta, talmente fluida, che non voglio fare previsioni azzardate, però io lo avevo detto già diversi mesi fa, non credo che il regime di Assad possa rimanere al potere così com'è, non credo ci siano spazi per alcun tipo di negoziato. Lui sta gestendo secondo me molto male questa fase, perché manda nelle strade non solo l'esercito ma anche delle brigate speciali che comunque fanno capo ai servizi e tutti lo sanno, e poi va in televisione a dire che non è vero, che lui non c'entra nulla, che non è il padrone del paese né delle forze armate ma è il Presidente della Repubblica. Quindi, insomma, è una situazione molto, molto complessa, anche perché poi vede un ruolo molto importante della Turchia, e lì si tratterà di vedere quali saranno le scelte di Erdogan rispetto a questa regione. Ma io quando dicevo ne sappiamo poco, nel senso che non mi sembra che abbia la ribalta mediatica qui in Italia che meriterebbe, data la situazione molto drammatica in questo senso. Mi rendo conto del fatto che in Siria i giornalisti non possono entrare se non clandestinamente o se non con un permesso speciale che viene rilasciato dal governo. Per abbiamo intervistato anche Shadi Amadi e ci ha detto che ovviamente clandestinamente qualcosa riesce a uscire, tutto sta poi a divulgarla. Solo discorso. In realtà con queste nuove tecnologie, cioè ci sono molti video in rete che vengono postati, pubblicati da chi sta per le strade, quindi dai siriani. So che c'è un network che sta in collegamento con un gruppo di esuli che attualmente si trovano in Turchia e che hanno proprio questa funzione di diffondere il più possibile le notizie, video, audio, interviste, testimonianze che arrivano dall'interno del paese. Però certamente non è una situazione in cui si ha un quadro chiarissimo di quello che succede nelle varie città. Infatti poi un'altra cosa più specificatamente su questo argomento che ti volevo chiedere. L'attenzione internazionale di altri stati, voglio dire, la mobilitazione per la democrazia, anzi per il rispetto dei diritti umani in Siria, a me non sembra abbia lo stesso tenore della mobilitazione per esempio sulla Libia. E vorrei peraltro anche inserire un'altra cosa, cioè il fatto che la Lega Araba, non altri, la Lega Araba si è risentita parecchio del fatto che continuano le violazioni dei diritti umani in Siria, e credo che li abbia espulsi, se non sbaglio, insomma li abbia ammoniti duramente. C'è una sospensione temporanea da parte della Lega Araba con annesse sanzioni che hanno deciso una settimana fa, se non sbaglio. Da parte della comunità internazionale io trovo l'atteggiamento generale piuttosto comprensibile, nel senso noi possiamo anche ragionare sulla base dei nostri parametri di politica estera, non sono quelli del mondo. Piaccia o non piaccia, purtroppo la realpolitik esiste, la Siria non è la Libia, in Libia ci sono interessi molto forti italiani, francesi, di altre nazioni. È vero anche però che la Siria è una realtà in cui intervenire militarmente o comunque intervenire in qualche modo è molto molto più rischioso, per tutta una serie di implicazioni che riguardano l'Iran, il Libano, che riguardano tutto. Anche Israele. Soprattutto Israele. Certo. Agitarlo. Certo. Sabrina Gasparrini, ti ringraziamo tantissimo della tua collaborazione e della tua cortesia. Ti rinviamo ovviamente all'ascolto, anzi noi ci rinviamo all'ascolto di Sabrina nella rubrica con Massimo Bordin. Un'ultima cosa di stampo pannelliano, ma gli orari chi li decide? Non lo so, non so più neppure a che ora va in onda, credo la sera, però su questo sono disattenta io in ogni caso. Va bene, sono orari mediamente impossibili, però pare che ci siano ascolti molto alti in quell'orario e quindi...